Balcony TV. Bentornati su Balcony TV Sassari, io sono Laura e con noi oggi Raffaele Puglia, ciao! Ciao! Cosa ascoltiamo? Un mio pezzo che si intitola Can I Follow You? Ok, enjoy the show! Seen a muse like you, like a bee I search for the best falling, because you've broken my shell, watching me with your jagged eyes, and then you flew far away, leaving me to lead a time. That I found my soulmate. When I said, put me in your suitcase, I only smiled and you thought that I was making fun of you. And then you flew far away, leaving me to lead a time. Grazie e complimenti per il pezzo. In realtà non è la prima volta che ci incontriamo su Balcony TV Sassari, perché sei anche il tastierista degli Arawak, che ricordiamolo è stata la band con cui noi abbiamo iniziato la nostra avventura, il primo gruppo che ha suonato per noi. Comunque, detto questo, concentriamoci su di te. C'è stata una svolta, qualcosa, o semplicemente un desiderio che vi dà tanto di percorrere una strada da solista? Raccontaci. Sì, è sempre stato un mio sogno nel cassetto avere un progetto solista, insomma. Però sempre in segreto, io scrivevo i miei pezzi, eccetera. Nel 2012 ho avuto la possibilità, la fortuna anzi, di frequentare il corso di compositori nella CETI di Mogoli in Umbria. E da lì ho iniziato a prendere più seriamente la cosa, sempre in segreto però. È successo poi che a ottobre-novembre dell'anno scorso, nel 2015, ho partecipato così per gioco, perché mi è stato proposto da un amico, così, dai, fallo. Allora l'ho fatto, un concorso per cantautori a Sassari, il premio a Squarciagola, che era la prima edizione, e ho vinto il primo premio di questo concorso. Da questo mi sono fatto un po' conoscere e ho avuto l'onore, diciamo, di aprire il festival a Babula a Sassari,
che è un festival veramente grosso a Sassari, da quello che penso io. E questo mi ha veramente riempito di orgoglio. E questo in realtà è la prima volta che faccio uscire un mio pezzo ufficialmente su YouTube. Siamo i primi. Sì, siete i primi. Ah, che figo, dai, ci piace questa cosa, grazie. Quindi, insomma, diciamo che anche partecipare, se vogliamo, ad Ababula, eccetera, ti ha dato un po' coraggio anche, nel senso di poter lanciare e far realizzare quello che era il tuo sogno, diciamo. Assolutamente, mi ha dato una grossa spinta emotiva da questo punto di vista. Infatti, per quelli che sono i miei progetti, io vorrei far uscire entro la fine del 2016 un mio EP da solista, che metterò in free download su internet. Mi sembra un ottimo progetto, dai. Ce la farai sicuramente. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo e anche complimenti, perché il materiale è più che grazie. Buono. ci dici un'ultima cosa. Dove possiamo andare a informarci su di te? C'è un sito o una pagina Facebook? Sì, questo è ancora work in progress dal punto di vista di pagina Facebook, però c'è il mio profilo personale dove ogni tanto faccio uscire qualche cover, qualche frammento di miei brani. Qualcosa qualche, di te. Sì, qualche assaggino in vista dell'EP che dovrà uscire, appunto, spero a breve. Ok, perfetto, noi lo segnaliamo così iniziamo a seguirti e, anzi, potremo vedere subito cosa combinerai da qui alla fine dell'anno. Grazie mille per essere stato qua con noi. Grazie a voi. Io vi ringrazio. Da Balconi TV Sassari è tutto. Io sono Laura. Alla prossima. Raffaele Puglia. Balconi TV.